Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata di A Bloody Night. Allora, prima di tutto scusatemi se sarò un filino spento adesso perché non mi sento bene per niente, ho un filino di febbre, per un filino intendo abbastanza. E quindi non sarò brioso come sempre e forse sarò anche un po' meno logorroico, che questo potrebbe essere un bene. Però, insomma, per fare un recap della scorsa puntata è successo un delirio. Sono stato colto dall'aumento di difficoltà davvero inaspettato, ma che in effetti ragionando ci avrei dovuto aspettarmi da un gioco del genere, che però mi ha veramente fatto saltare i nervi in certi momenti, che è un po' l'obiettivo che questo gioco si voleva dare, credo. E quindi Emanuele, complimenti perché l'obiettivo l'hai raggiunto. Ora vediamo se questa puntata sarà un pochettino più tranquilla. Nuova zona e farm. A proposito, abbiamo sbloccato un nuovo potere e però non ho idea di che cosa faccia questo potere, perché non c'è niente a schermo. Allora, intanto qua si può andare giù, vero? No, forse è qualcosa che si apre poi. Che cosa? Che cos'è questa cosa? Ah, ok. Ma è a tempo? È a tempo. Se è a tempo non lo so. Se è a tempo non posso saperlo perché non c'è un indicatore, non c'è nulla. Ok, qua si può andare sotto. Oh, cavoletto, un arciere. Perfetto. Ragazzi, comunque tutto ciò è veramente fighissimo. Mi sa che bisogna tornare indietro qua per esplorare tutto quanto, vero? Bastardo. Qui farei meglio a pararle le frecce. Ok, questo ha liberato qualcosa che ancora non ho incontrato però. D'accordo, oh, il cavaliere nero è fighissimo comunque. Di qua si va a un nuovo livello, vabbè intanto esploriamo di qua. Poi provo ad andare di sotto anche se con tutta probabilità lì morirò. Ok, libera anche questo. Eh no, in effetti però devo andare qui perché altrimenti non so come. Ok, no, non si muore. Mamma mia, che roba ragazzi. Ah cavoletto, allora aspetta. È esploso questo, d'accordo. Ok, e questo anche è morto. Ma questo è pieno di botti che esplodono, dannazione. Vabbè, purtroppo è così. Va bene, allora, ricominciamo. Allora, da qua ragazzi, prima di scendere sotto, vado a esplorare un po' più avanti, che credo che sia una buona idea. Vai a fanculo. Purtroppo c'è da dire che sono stato un po' idiota. Ok, allora da qua si scappa, però ho ripulito tutto quanto, facendomi anche molto male, se non altro adesso so che ci sono i cannoni. Torniamo indietro al punto dove si poteva scendere. Vabbè, la cosa molto positiva è che adesso in questa forma gli arcieri li uccido con un colpo solo, quindi basta una parata e... che cavolo. Ho pochissima vita, devo stare molto attento. Non mi va di ricominciare un'altra volta.
Mi sembrava ci fosse un arciere qua. E infatti c'è. A posto. Vabbè, la spada è ancora... ha ancora molti punti di resistenza, quindi posso pararmi quasi quanto voglio. È veramente scomodo che non ci sia più l'indicatore di quanti nemici rimangono. Sarebbe stato veramente carino se ci fosse ancora. Perfetto. Ok. Che cavolo. Va bene, di nuovo. Ok, ci siamo ragazzi. Ho di nuovo zero vita, però un pochetto, insomma. C'è la seria possibilità che... Ok. Sarebbe figo se questo distruggesse le botti quando ci passa sopra, però vabbè, un colpo super direi che può essere sufficiente. A posto. E adesso... Cavolo, 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 cavolo. Mamma mia, stavo per fare una stupidaggine. Allora, torniamo sempre in questo punto, quando è possibile. Ho poca vita e poca resistenza alla spada, ma dovrei quasi aver finito, dannazione. Ok. Oh, e che cavolo. Quanti sono ancora che mancano? Manca un non nulla. Davvero manca pochissimo. Va bene. Dobbiamo ricominciare. Dobbiamo avere più vita possibile, veramente, perché altrimenti la qualche botte la dobbiamo far esplodere quasi per forza. Ricominciamo. Ok ragazzi, allora, mi sono accorto di una cosa, che la serie da tre colpi dell'attacco non la devo per forza fare tutta, ovviamente. E il terzo colpo è un pochettino... Il primo colpo, volevo dire, è perfettamente orizzontale. Quindi, dopo aver ucciso questo bestione qua, avendolo portato all'aperto, possibilmente, cioè qui, con un bel colpo special pesante, lo secco subito subito. Via. A posto. Adesso vi mostro che cosa intendo. Il che... Ecco, vedete? Anche se sono vicino alle botti e tiro soltanto un colpo, è sufficiente in questa forma qui. Quindi posso andare avanti così. Anche con quelli con lo scudo. Perché in sostanza faccio così, due colpi uno dopo l'altro. Ops. Adesso aspettiamo un secondo che ritorna. Ok. Perfetto. Quanti cavolo sono adesso ancora? Quanto grande è sto quadro? Torniamo su. Qui sono stato culosissimo. Ah, bastardo. Ok, a posto. Adesso da qui è su. Ok, e questo si è aperto. Adesso manca l'ultima parte che però, ricominciando ragazzi, ho lasciato, ed è per questo che ancora non ho vinto probabilmente. Però dovrei farcela adesso, perché non erano poi così tanti i nemici di là. Allora, e facendo questa cosa, magari... Esatto. Piano, perché c'era un altro cannone, mi ricordo. Addirittura. Anche i blu li uccido con un colpo solo, quindi... Perfetto, completato. Finalmente, ragazzi. Va bene, questa quarta area si è aperta abbastanza benuccio, insomma. Field. Vediamo che cosa ci aspetta qui. Piano. Bisogna essere molto più cauti ormai.
E dai, che cavolo. La trasformazione in cavaliere nero è veramente fighissima. In questa forma facciamo veramente malissimo. Oh, e niente, sono riusciti a colpirmi lo stesso, perché io sono furbo. Che cosa c'è lì sotto? Ecco, guarda, lo sapevo. Maledettissimo cannone. Ecco, a posto. Sono praticamente morto. Figurati. Ragazzi, bella pesante sta situazione. Ricominciamo. E niente, ragazzi, allora, qua i cannoni mi colpiscono sempre, quindi non so bene come posso fare. Come entro nel campo visivo loro proprio. Non mi danno neanche il tempo di parare. Guarda. No, non c'è il tempo di parare. Non so bene come devo fare qua. Strano. È strana sta cosa. Guardate, per curiosità, proviamo un po' a scendere sotto. Vediamo un po' che cosa c'è qui sotto, perché... quanti sono? Allora, questo lo devo saltare, immagino, così. Che succede se ci vanno i soldati contro quello? Muoiono di brutto anche loro, immagino. Ah, ok, questa zona era solo questa. Ok. Va bene. Piano. Ok. Perfetto. Adesso torniamo qua giù nella forma nostra preferita. E niente, un colpo ce lo siamo preso, perché sì. Adesso andiamo molto piano perché c'è un cannone, me lo ricordo. Me lo ricordo bene che c'è un cannone. Eccolo lì il cannone. Dai, spara. Niente. Aspetta, forse lo so come posso fare. No. Non posso fare così. Mi colpisce comunque. Ok, vai. Oddio. A posto. Oh mio Dio, sono quasi morto, ma chi se l'aspettava quella cosa? Io sicuro no. Che bastardo. Ehi. Ah, c'hanno pure velocità diverse, ovviamente, no? Ok. Va bene, e salto fuori qui. Ma dai, che cavolo. La trappola ci mancava. Va bene, ricominciamo. A posto. Oh, allora, ci risiamo qua. La spada è abbastanza danneggiata, ma io lo sono molto meno. Quindi, se Dio vuole, ce la facciamo adesso. E va, che cavolo, dai, su. Non si possono piare i colpi da quelli.
Mamma mia, ho mancato la trappola di un soffio. Pensavo fosse un pochino più in là. Bastardo maledetto. Ok. La spada è quasi... No, che cavolo, pensavo fosse più lontana. Vabbè. Ok, allora, qui il livello è finito. Adesso manca una parte qui sicuramente. Questa qua. Ok, tutta questa parte qua manca. E devo stare attento. No, via, 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 via. Ok. Adesso tu. Ok, questa parte manca, poi mancano sicuramente i cannoni, però manca anche una parte dove sono... Ma che cavolo, guarda, ci mancava proprio. L'arciere ci voleva proprio. Chi l'aveva visto? Maledetto. Ormai non mi posso più parare, tra parentesi. Ok, adesso, se riscendo qua di sotto... esatto, ce ne sono ancora di nemici. Avrei fatto un sacco meglio a farlo prima. Chi ci ha pensato a tornare indietro? Adesso devo ripassare da qua e c'è la possibilità che mi faccia del male. Ok. Va bene, dovremmo esserci. Va bene, ragazzi, allora, dovrebbero mancare solo i cannoni. Però questo non mi rincuora, perché un paio di colpi li piglio sicuro. Un po' di vita ancora ce l'ho, quindi potrebbe essere sufficiente. Però quei cannoni, boh. Ok. Sta palla di cannone la piglio. No, a posto. Ho finito il livello da matti. Ragazzi, allora, ogni livello mi richiede un sacco di tentativi e un sacco di cose tagliate. Ragazzi, The King's Room. Allora, sapete che cosa? Conviene davvero un sacco dividere in due puntate quest'ultima parte, perché altrimenti vedrete una puntata gigantesca con oltretutto un sacco di tagli. Quindi, ragazzi, credo che la cosa migliore sia quella di salutarci adesso. Farò sicuramente già un macello di tagli e quindi, guardando il cronometro, però non ho idea di quanto lunga verrà questa puntata. Non ne ho proprio idea. Ho ripetuto le cose tantissime volte e sono stato un po' più lucido dell'ultima volta, ma sono veramente stanco e un po' ammalato, quindi mi ci è voluto comunque un sacco di tempo. Va bene, ragazzi, allora, per oggi è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e mettete un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo questa serie di A Bloody Night. D'accordo, ragazzi? Alla prossima!